Ciao, sono Virginia, questo è Camera Doppia, il podcast dedicato alle sfide, ai dubbi, alle passioni, tutte riguardo al mondo dell'ingegneria, dove offriremo consigli utili e ispirazioni per il futuro. Oggi parliamo di come cambia la vita dal passaggio tra le superiori e l'università, quindi parliamo di metodo di studio diverso, parliamo di cosa vuol dire cambiare città, farsi nuovi amici, e per farlo ho invitato qua con me una studentessa liceale e una professoressa di ingegneria proprio del Politecnico. Scusate, vado ad aprire. Ciao, grazie mille per essere venute. Siamo qua con Chiara, professoressa di ingegneria del Politecnico di Torino, e con Sara, studentessa ancora delle superiori. Allora, oggi parliamo un po' di metodo di studio, come cambia la vita dalle superiori all'università, e per smorzare un attimo i toni partiamo subito con un gioco, che è il gioco del preferiresti. Lo conoscete? Sì. Preferireste scegliere una facoltà facile ma che vi coinvolga meno, o più complessa ma che però vi appassioni di più? Sicuramente più complessa, che però mi appassioni. Ok, perfetto. Anche per me ovviamente la seconda, anche perché in realtà non ci sono veramente cose complesse, una volta che uno inizia a studiarle in realtà diventano comprensibili. Tu fai il liceo, sei in? Il liceo scientifico, sono in quarta. Sei in quarta, ok. Sì. E tu invece? Io sono appena diventata professoressa associata al Politecnico di Torino. In che ingegneria? Ingegneria meccanica. Tu da studentessa ancora del liceo, qual è uno dei dubbi che hai più importante? Allora, il mio sogno sarebbe fare ingegneria, però sono molto spaventata dalla mole di studio e dalla difficoltà che potrebbe derivare da questo percorso. Ok, a te piace studiare? Sì, soprattutto matematica e fisica. Quindi sei... Sono le mie materie preferite. Da sempre ti piace? Sì, da elementari. È vero che al Politecnico, in ingegneria si studia, questo è vero. Non si studia e basta, ecco. Io quando dovevo decidere che cosa fare, era una delle mie preoccupazioni, perché mi è sempre piaciuto uscire con gli amici, leggere, andare in montagna, erano cose che occupavano tanto tempo. Poi in realtà, dopo un periodo di adattamento che può esserci, perché devi un po' capire quali sono i nuovi ritmi, sono riuscita a portare avanti tutto quello che volevo. Ero molto interessata al tuo percorso, diciamo, sì? come sei arrivata a essere insegnante e professoressa. Allora, da piccola, quando mi chiedevano che cosa vuoi fare da grande, una delle cose che mi venivano in mente era insegnare. Poi però alle superiori mi sono resa conto, un po' come Sara, che mi piaceva matematica, fisica, mi piacevano in particolare i problemi molto pratici, e mio papà era ingegnere, allora insomma era anche una cosa che vedevo un po' in casa, e ho detto vabbè, ma io ci provo, mi iscrivo in ingegneria, poi chissà, magari un giorno potrò insegnarla, senza ovviamente crederci troppo. Quando ho dovuto scegliere, in realtà non ho scelto ingegneria meccanica, ho scelto biomedica. Okay. Poi in realtà ho cambiato idea, facevo il secondo o terzo anno, e all'interno del curriculum di ingegneria biomedica ci sono delle materie che sono in comune con quelle di ingegneria meccanica, perché ci sono dei punti di contatto. E mi sono resa conto che quelle materie lì mi piacevano molto di più di quelle in generale della biomedica. Okay. E alla fine dei tre anni, quindi, ho preso coraggio e ho detto, ma senti, se a me piace quello, perché no? Allora ho buttato il cuore oltre l'ostacolo e mi sono iscritta a ingegneria meccanica e adesso sono qua. Okay. E tu hai già un Io po' sono di ancora idea. Molto indecisa, perché ho sempre voluto fare ingegneria aerospaziale, okay, perché mi è sempre interessato il mondo in generale, degli aerei, tutto quello che riguardava quel settore lì. Però ultimamente non ne sono più molto sicura e vorrei vedere anche tipo ingegneria energetica o elettrica, però sono ancora un po' indecisa. E questo mi mette anche abbastanza paura, perché ho paura di sbagliare, di non scegliere il mio percorso giusto, di ritrovarmi in un percorso che non mi piace. Però vedi. Però questo mi ha aiutato molto. Esatto. Perché il primo anno è uguale per tutti, quindi in realtà qualsiasi cosa tu scelga, hai tempo intanto di guardarti intorno, vivere il Politecnico tutti i giorni, vedere che tipo di iniziative ci sono per i vari corsi di studio, capire un po' quello che ti piacerebbe fare. E se poi uno cambia idea, alla fine è possibile, sì. Torniamo un attimo al gioco. Sì. Vi faccio un altro preferiresti. Avere una media del 30, ma sacrificando molte uscite serali per studiare, o una media più bassa, bilanciata però con i vostri hobby, diciamo. Sicuramente una media più bassa, ma bilanciata. Ma questo l'ho sperimentato anche io, perché è vero che faccio solo le superiori, però io in prima superiore
ero solo studio e ho capito poi nel tempo che questo non andava bene, perché bisogna bilanciarlo in qualche modo, sia con lo sport, con l'attività fisica, con le uscite, perché sennò ti ritrovi ad avere solo lo studio e tu non sei un voto, quindi non ti senti più appartenere a quel mondo dopo un po'. Assolutamente. Io quando all'inizio della mia carriera universitaria avrei risposto con avere una media del 30, okay, perché ero molto orientata al risultato. Poi in realtà mi ha fatto molto bene andare all'estero, perché ho visto un altro metodo di studio, le lezioni organizzate diversamente, e ho capito che era bello anche fare altro, insomma, che alla fine era anche più arricchente. E ti ha aiutato secondo te nel lavoro? Sì, decisamente sì, perché quando non riponi tutte le tue speranze e tutti i tuoi sforzi solo in quell'obiettivo, che alla fine è un numero, riesci a bilanciare meglio e essere anche magari più freddo, più in controllo della avere controllo della situazione nei momenti di stress, come possono essere gli esami o momenti valutativi. Come funzionano le sessioni? Perché ne ho sentito parlare, perché so che è molto diverso dalle superiori, dove non è che un giorno hai verifica, però non ho mai capito bene come funzionano. Non c'è la verifica periodica una volta al mese. Abbiamo delle sessioni che durano un mesetto e mezzo, insomma, sono a gennaio-febbraio, e poi c'è quella estiva a giugno-luglio, c'è poi un'altra a settembre, poi ci possono essere delle sessioni straordinarie lì in mezzo, a seconda dei casi. Tu studi per un semestre, perché inizi a ottobre e vai avanti fino alle prime settimane di gennaio, e poi ti giochi tutta la tua preparazione dei 6 mesi in 2 ore di esame. Devi imparare a gestirti, quindi quando studiare, quanto studiare, e capire cosa funziona bene per te, ma diciamo si fa. Ma riesci ad avere dei periodi più di svago in cui decisamente non sei sommerso, sì, dallo studio? Sì. Esatto, soprattutto a inizio semestre, tendenzialmente uno ti riguardi la lezione prima di quella successiva per capire che cosa dice il professore la volta dopo, però certamente non passi le giornate, le nottate sui libri. Ci sono dei momenti più intensi vicino alla sessione d'esami, perché chiaramente sei più vicino al momento della valutazione. Questo sì. Da professoressa, quanto sono importanti i voti? Cioè, quanto determinano davvero quanto sa uno studente? Cioè, c'è un po' questa cosa, no? Che certo, dipende dalla domanda, dall'ansia. Allora, saper dare bene i voti è una cosa, secondo me, difficile. Il voto specifico con, non lo so, 26 piuttosto che 27, per me non vuol dire assolutamente nulla, perché c'è un'incertezza troppo grande. Dipende dall'esercizio specifico, da magari ti sei dimenticato di dire la cosina, hai fatto il calcolo, hai schiacciato male sulla calcolatrice. Io ragionerei più su fasce di voto, ci sono preparazione eccellente, buona e sufficiente. Ecco, sono secondo me 3 fasce che vanno dal 30 al 18, però il voto specifico certamente no. Se vuoi ridarlo, lo ridai perché ritieni di poter far di meglio. Ecco, ma anche questo non ho ben capito, se tu puoi non accettare un voto, mm-hmm, e ridare l'esame, sì, ma dopo quanto tempo? La sessione successiva. Ah, la sessione successiva, sì. Ok. Essendo anche una facoltà difficile, è probabile, sì, capita spesso che magari non avendo le competenze giuste, il metodo di studio giusto, arrivando da background diversi, sia anche facile fallire. È difficile capire un po' quando non è la tua strada e quando invece non è la tua strada solo perché pensi di non essere all'altezza, che certo, quel contesto sia tuo, no? Cosa si potrebbe dire agli studenti che vogliono iscriversi, che sicuramente potrebbero affrontare una questione del genere? Prima sessione d'esami, quindi diciamo ti iscrivi a ottobre, cioè inizia ottobre e dai gli esami a gennaio-febbraio, la prima sessione non è rappresentativa veramente di quello che tu riesci a fare, perché la tua vita in quel momento lì l'hai stravolta. Perché se ci pensi, io perlomeno nel mio caso ero passata ad andare a scuola alle superiori nel mio paesino in una classe di 20 persone, ero andata a Torino, quindi non ero più a casa mia, ero già fuori, certo, casa. Erano classi, poi il primo anno sono classi gigantesche, sono più di 100 persone. Rapporto con i docenti c'è, però ci sono tante persone, quindi è una dimensione completamente diversa, e in più devi cambiare anche un po' il metodo di studio, perché non c'è più il professore che ti dice guarda che la settimana prossima c'è la verifica, studia queste 25 pagine. No, ci sono 6 mesi di lavoro, studiati queste 250 pagine. Quindi ci sono tante cose
tante difficoltà tutte insieme. Infatti la mia prima sessione, sì, è andata bene, ma è stata forse quella che è andata meno bene di tutte quelle dei 5 anni. Ma se ci ripenso dico, un motivo c'era, mi era cambiata la vita, cambiato il metodo di studio, per forza che certo. Uno non è al top, ecco, perché anche un'altra cosa importante è essere valutati quando, diciamo, si sta bene, sei tranquillo. Quindi darsi il tempo. Darsi il tempo, non spaventarsi la prima sessione. Esatto, cioè è normale non passare gli esami subito, prendere voti bassi, ok? E ci sono tanti momenti in cui si possono ripetere, non è come alle superiori per cui dopo un anno ti bocciano. Certo. Cioè, quindi proprio anche perché secondo me si deve tener conto di tutti i cambiamenti in cui una persona ha. Certo. E di sicuro poi il voto non è rappresentativo del tuo futuro, cioè nel no, senso assolutamente no. Il lavoro che farai. Io ho visto persone che avevano voti anche insomma discreti, non eccelsi, però magari molto votati, molto bravi in una cosa specifica, hanno poi trovato la loro strada e hanno delle carriere invidiabili, no? Quindi il voto assolutamente non è rappresentativo, l'importante è imparare a fare le cose. Ingegneria è davvero così difficile secondo te? Ma allora, certamente non è semplice, nel senso che servono delle competenze tecniche che bisogna acquisire, imparare, però è bella perché ti insegna a risolvere dei problemi e io in realtà non la trovo difficile. Ritengo che bisogna prendersi il tempo per acquisire le competenze, le conoscenze che servono e poi avere la pazienza, il modo e le opportunità per metterle in pratica. Certo. Certamente se studi e basta e non applichi mai le cose che hai imparato, ti sembra di non, magari certo. Hai anche un po' di timore. Io ad esempio quando ho cominciato a fare la tesi di laurea magistrale, in cui è stato il primo momento in cui davvero mi sono messa un po' in gioco, perché ho fatto delle cose mie, nuove, un po' di ricerca, e è stato il momento in cui ho preso coraggio e ho detto vabbè, ma io ho un problema che nessuno ha ancora risolto, provo a risolverlo con quello che ho imparato. Ed è anche un mestiere bello perché è creativo, perché tu hai degli strumenti che li devi acquisire studiando, ma poi sei tu che risolvi il problema in quel modo lì e un altro l'avrebbe magari risolto con gli stessi strumenti ma in maniera un po' diversa. Diciamo che io sono un po' preoccupata sulla difficoltà dell'ingegneria, okay. Perché ho molto paura di iniziare, non riuscire a passare al passo con gli esami, perdermene qualcuno. Hai paura perché di rimanere fuori corso? Sì, esatto. Okay. È normale non passare qualche esame subito, sì. Magari avere l'esame che ti dà un po' più fastidio perché non ti entra in testa, questo è successo a tutti. Non bisogna pensare che sia un mestiere, una materia incomprensibile. Se vai bene a scuola, vai bene ti piace quello che studi, ti piace matematica, ti piace fisica, sei perfettamente in grado di seguire con profitto tutti gli esami del Politecnico. Io vengo dal liceo artistico e ho fatto fisica, quindi per me i primi anni sono stati molto difficili. Però la cosa che a me preme sempre molto è spiegare che la matematica di per sé è un meccanismo che si deve interiorizzare, quindi ognuno ha bisogno del proprio tempo ed è un peccato che poi invece magari una persona dopo molli perché pensa di non essere all'altezza. Vi ringrazio per essere state qua con me, per aver portato la vostra esperienza. Ti auguro in bocca al lupo per grazie. Il futuro, spero che vada tutto bene, facci sapere e grazie mille anche a te per essere stata qua. Oggi abbiamo parlato del passaggio dalle superiori all'università. Una facoltà come ingegneria che appare così difficile, è molto importante darsi il tempo per settarsi sui nuovi stimoli che si hanno, quindi nuovi amici, nuovi professori. Abbiamo visto che l'equilibrio si può raggiungere attraverso la motivazione e l'organizzazione, acquisendo un nuovo metodo di studio insieme alla professoressa Chiara e alla studentessa Sara. Il podcast Camera Doppia fa parte di un progetto più grande che si chiama We Are Here, proprio del Politecnico di Torino, per avvicinare le ragazze alle cosiddette discipline STEM. STEM è l'acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics e sono tutte quelle discipline che saranno sempre più richieste nel mondo del lavoro.
Weareer è anche l'affermazione delle studentesse del Politecnico di Torino che per la prima volta dicono noi ci siamo e cerca di mettere in comunicazione, proprio come abbiamo visto oggi, le studentesse delle scuole superiori con ragazze che hanno già deciso di intraprendere un percorso universitario in ambito scientifico. Se avete altri dubbi e domande vi invito a scrivere al profilo Instagram Weareer Polito e ci vediamo lì per tutti i vostri dubbi. Ciao!